Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, questa sera video make-up. Per questo make-up mi sono ispirata, la vedete alle mie spalle, a Victoria all'epoca Adams, nella immagine di copertina del secondo album. Come potete vedere, è un trucco molto intenso che sottolinea tantissimo lo sguardo, creando questo smoky verso la fine dell'occhio e la parte più chiara all'interno. Ovviamente le labbra che lei ha reso famose e odiate dal 99% delle ragazze degli anni 2009 in poi, quindi il contorno con un colore glossy un pochino più chiaro rispetto al contorno. Che dirvi più? Giù nell'info box vi lascio tutti i video passati che ho fatto sulla serie Spice. C'è tutto il primo album, tutto il Creative Stitch, se non erro, e del secondo album ci dovrebbe essere il trucco di Emma? Victoria? No, Victoria è questo. Emma. Mel B? Jerry? Sì, mi dovrebbe mancare soltanto Melanie C, che prossimamente vedremo tra qualche secolo. Ok, io ora ti lascio al proseguo del video. Se hai voglia di supportarmi, mi raccomando, mettimi un bel pollice in su e se ti va di seguirmi, c'è il tastino per l'iscrizione. Io nel frattempo ti lascio alla visione del video. Ciao! Come i bei tempi in cui YouTube iniziò, io ho già truccato praticamente quasi tutto il volto e ho creato ovviamente il mio trucco sull'occhio. Mi manca il secondo occhio, le labbra e il fard. Insomma, me ne sono uscita con questa battuta perché ci stavo riflettendo di recente. Ormai partono tutte con gli occhi ancora da fare, senza, a volte sembra anche senza provare. Comunque, polemiche inutili e sterili non ci serve. Prima cosa vado a mettere il primer occhi, questo è di Mesauda, si chiama il Perfect Eye Liquid Base. Primer levigante per ombretto che odio e che schifo e spero che prima o poi finisca. Sborda sempre, comunque tutto sporco, non mi piace. La mia polemica stupida e sterile di pochi secondi fa. Ci sono caduta anche io. Di qua ho dimenticato di mettere il mascara. Vabbè, lo metto dopo. Allora, accompagno un po' di primer anche sotto. Prima cosa che vado a fare è andare a spolverare sull'occhio un ombretto chiaro. L'ombretto in questione, in questa vecchia trousse della Deborah, è questo intorno, non mi voglio accecare, intorno alla farfallina arancione. Lo prendo e lo vado a mettere su tutta la palpebra, dalle ciglia alle sopracciglia, in modo tale che uniformo la mia palpebra, la schiarisco leggermente. E poi sarà pronta per essere truccata. Ecco qua, in questo modo. Ora, con una matita nera, io utilizzo questa che odio di Giorgio Armani, la Smooth Slick Eye Pencil. Non mi piace proprio. Vado a fare una specie di linea di eyeliner che parti da più o meno un quarto di occhio, molto senza preoccuparmi della forma, eccetera, che arrivi alla fine. Tanto è una forma che dovrò andare a sfumare. Alla fine alzo leggermente, inspessisco e arrivo quasi a toccare la linea tra le due palpebre. Ok. Ora, con un pennello a lingua di gatto molto piccolino inizio a sfumare questa situazione di nero sull'occhio. Così iniziamo a creare la forma del nostro
Smokey alla Victoria Adams, si diceva una volta, ora Beckham. Alla fine continua ad alzare la figura, la forma, in questo modo, e poi leggermente la porto verso l'interno, quasi a creare un triangolo da qui, non proprio, comunque un triangolo da qui e poi giù. La matita ne devo mettere anche, inizialmente anche un pochino sotto, perché anche questa mi servirà giù la base. La porto solo nel primo quarto di occhio e sfumo col dito. Sempre dalla stessa palette prendo, non voglio accecarvi, dove sei? Questo marroncino nocciola, non si vede sulla mia pelle perché è molto simile, forse un pochino sì. E iniziamo a creare il colore. Lo prendo sempre con le mie classici applicatorini in spugna silicone. Io li considero super ottimi per applicare. Ok, non sono una professionista, quindi per una non addetta ai lavori. Probabilmente è sempre meglio un applicatore del genere che dei pennelli che non si sanno governare. Comunque, inizio a portare questo colore sulla palpebra mobile, arrivo poco oltre la metà, in questo modo. Da codesta trussa a forma di tazza, è troppo carina, della modella Monella Makeup, mi fu regalata qualche anno fa da degli amici universitari, che ho rotto, spatasciato, parecchie cose stanno finendo, però l'adoro. Prendo questo marroncino, quasi un color marrone verdognolo, sempre con il mio applicatorino, continuo a creare il colore, la forma del colore qui. Mi devo ovviamente ricordare di salire sopra. Poi proseguo miscelando con il colore di prima e proseguo. Diciamo che con il marrone al momento devo arrivare quasi a metà occhio. Ora che ho creato questo, devo farlo anche giù. Per farlo giù mi prendo un pennello penna grossolano, nel senso non piccinissimo, questo era di Essence. Lo pulisco un po' dal residuo perché poi dopo lo utilizzerò anche con altri colori. Riprendo il marroncino della prima parte e vado sotto, sempre da qui, e sfumo verso la fine. Ora, sempre con lo stesso pennello, il secondo marrone, da metà alla fine. Dobbiamo iniziare a lavorare con il nero. L'ombretto nero che utilizzo è questo di Wycon, e sempre con lo stesso pennello di Essence devo andare a scurire l'ultima parte. Non diventerà ovviamente scurissima, però deve scurirsi, quindi intingo il pennello e lavoro qui in fondo. Ok, per ora lo lascio così. Cambio pennello, prendo un pennello a setole piccoline e morbide e vado a creare una specie di linea di eyeliner soft. A continuare ovviamente a enfatizzare quella che abbiamo fatto con la matita prima. Con lo stesso pennello vado anche, no, ho sbagliato. Con il pennello flafoso di Essence vado anche sotto, leggermente. Prendo il mio solito classicissimo pennello da sfumatura di Kiko, il numero, c'è ancora la numerazione? Sì, la 200, non credo che Kiko faccia più questo pennello, però un classico pennello da sfumatura. Iniziamo a sfumare questo. Quando sfumate verso l'interno, non andiamo verso giù, ma mi fermo più o meno qui.
una leggera sfiumatina anche sotto. Ripulisco velocemente su un pannetto in microfibra il pennello da sfumatura e vado a riprendere il marrone dalla palette della Monella Makeup. Intingo un po' dentro e continuo a sfumare queste zone. Poi riprendo il marroncino nocciola, sempre con il pennello da sfumatura e vado sopra. Questo trucco che hai fatto di togli, metti, metti, togli, sfuma, fai, dici e vai. È difficilissimo farlo, in questo caso veramente, prima un occhio e poi l'altro. Perché ovviamente è proprio metti la cera, togli la cera per cercare di avere più o meno lo stesso risultato. Non è facile. Ok, ora eyeliner. Io utilizzerò questo della Yves Rocher, il classico eyeliner. Faccio giusto una linea molto sottile per accompagnare semplicemente le ciglia. Riprendo la matita nera sopra, ok, anche sotto. È sporco, continua a sporcare giù. Fisso la matita con la stessa polvere nera di Wycon, riprendo l'illuminante sempre da questa palette e vado qui nella zona interna a schiarire leggermente. Ok. Per le sopracciglia utilizzerò la matita di Shaka, eccola qua, 601 Light, e il kit di, come si chiama? Collistar per sopracciglia, il numero 1. La cosa importante per poter ricreare bene questo trucco, cercherò di fare il più simile possibile, è creare una bella sopracciglia alla di gabbiano. Ora devo costruire le mie ciglia. Utilizzerò il piegaciglia, la base volume di Essence, il mascara waterproof volume di sia, come si chiami tu? Sien, il top coat volume di Essence e il top coat volume di Kiko. Ci vediamo a opera finita. Comunque prima ho detto volume, no, questo di Kiko è quello allungante con le fibrette. Le ciglia ho fatto, ora cosa manca? Manca il blush. Allora, il blush lo vado a mettere in modo tale da continuare a enfatizzare il contouring che ho già fatto, quindi metterò in questo modo. Partirò da poco sotto, diciamo, il pomello e vado verso su. E per il trucco labbra non possiamo non esimerci in una matita leggermente più scura del gloss che andremo a mettere su. La matita è della Rebecca Makeup, il lucido, dai, non vedo niente. Dutour, no, non riesco a leggere, qua si è cancellato tutto. Comunque è un bel marroncino cream, senza sbrilluccichini e senza nulla. Però pensiamo prima al contorno labbra e a riempire leggermente le nostre labbra per dare a Cesare quel che è di Cesare, quindi gli onori alla storia. Dovrei lasciarlo veramente così bel marcato, ma purtroppo non siamo più negli anni 90. Dico purtroppo perché ero ragazzina negli anni 90, quindi era ancora una peschella. Porto il colore leggermente verso l'interno. E ora vado ad applicare il mio gloss.
Ultimo tocco per tenere su tutta questa impalcatura è spruzzare uno spray fissante per il trucco. Questo è del Revolution London, il Pro Fix, uno spray fissante trucco, fissatore make-up spray. Ok. Make-up finito, spero che questo video ti sia piaciuto, che ti abbia fatto ovviamente compagnia, che hai potuto prendere qualche piccolo spunto per ricreare un trucco comunque d'effetto per la sera o anche per il giorno se ti va, qual è il problema, ricreabile con piccoli tocchettini che riusciamo a fare anche noi che non siamo delle truccatrici professioniste. Comunque c'è una bella sfumatura. C'è un bel contorno di occhi, le labbra, eccetera. Comunque, se ti è piaciuto il video, ovviamente mi puoi e vuoi, mi puoi supportare con un pollice in su. Se ti va, ovviamente c'è il tastino per iscriverti. Io nel frattempo ti saluto, ti abbraccio, come dice Federica, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!